Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Nassi alla vigilia di una partita come quella, diciamo, che lui giocò all'andata, ovvero l'esordio contro il Camaro. Una partita che Maurizio Nassi ricorderà sicuramente bene perché dovette uscire per un infortunio. Intanto partiamo da lì, Maurizio. Sì, è stato un esordio, diciamo, tra virgolette un po' amaro, perché la mia partita durò 15 minuti. Poi dovetti uscire per un infortunio al ginocchio, per fortuna non grave, però diciamo che poi il risultato ci ha confortato perché abbiamo fatto un'ottima prestazione, era la prima di campionato su un campo difficile, ostico, in terra battuta, e diciamo che è stato un buon inizio. Sappiamo benissimo che domenica sarà tutta un'altra storia. Questa settimana c'è stato un lieto evento per te, hai festeggiato il tuo compleanno, ma lo hai festeggiato ovviamente in campo, durante l'allenamento, non ci sono, come dire, pause, quindi l'età passa per tutti, ma tu sei in questo momento in grande forma, diciamo. No, diciamo che io per questa sosta ho lavorato bene, come un po' tutti, fisicamente sto bene, ho festeggiato il mio compleanno allenandomi il pomeriggio e poi prendendomi una pausa per fare una festicciola la sera organizzata da mia moglie, in famiglia, con i bambini. Diciamo che l'unica cosa che purtroppo non si può fermare è il tempo, però l'importante è stare bene fisicamente e mentalmente. Ecco, quando entri in campo in una partita di dilettanti, cos'è che, come dire, ti serve di quello che hai avuto dai professionisti? Diciamo che il calcio è sempre uguale dappertutto, però cosa metti in campo in quel momento? Beh, diciamo che in assoluto è l'esperienza, quella che uno cerca di mettere a servizio dei propri compagni. Ovviamente è un calcio diverso, con ritmi diversi, e ovviamente le categorie ci sono per questo, però io quest'anno un obiettivo, come tutti i miei compagni di squadra, è fare un grande campionato. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, però nel nostro pensiero c'è il voler fare un girone di ritorno ancora più importante di quello finito. Quest'anno hai cambiato più volte partner d'attacco, Cristian Desi, Gambino, lo stesso Samy El Amroui, adesso è arrivato Davide Cariotto. Ecco, è cambiato qualcosa? Beh, è cambiato solo, diciamo, il partner d'attacco, perché alla fine io il girone d'andata mi sono trovato benissimo con tutti, anche con Andrea Gambino. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, ci siamo sacrificati tanto e purtroppo abbiamo fatto pochissimi gol, però abbiamo aiutato tanto la squadra. Adesso è arrivato Cariotto, che ha altre caratteristiche, attacca bene la profondità. Questa sosta ci ha aiutati a capire i movimenti l'uno dell'altro e quindi va bene. L'importante è partire bene, e per quanto riguarda il mio io, se posso chiamarlo così, vorrei riuscire a fare un girone di ritorno importante segnando più di quanto ho fatto il girone d'andata, perché ovviamente l'attaccante vive di gol. Parliamo di domenica. Nella Camaro mancherà un giocatore importante come Asensio, nello Scordia ahimè mancheranno tre pedine fondamentali che sono Provenzano, Tarantino e Davide Cassaro, ma per il resto, insomma, tu mi insegni che poi quelli che giocano sono già pronti? Sì, assolutamente, questa squadra ha un organico competitivo, ovviamente sono da parte nostra assenze pesanti, però sono sicuro che la gente che giocherà domenica darà il 100%, come ha fatto in queste settimane, come ha fatto nelle domeniche che è stata chiamata in causa, perché, ripeto, questa squadra è diventata una macchina che viaggia tutta per la stessa strada, per la retta via, perché abbiamo un obiettivo comune, e quindi chi va domenico in campo sa bene cosa fare. Grazie Maurizio. Grazie a voi.